Ciao a tutti, sono Brick Science e benvenuti in un nuovo video. Questo è un video particolare perché parleremo in anteprima per quanto riguarda le due puntate di Moon Knight, la nuova serie Marvel di Disney Plus disponibile dal 30 marzo. Disney è stata così gentile da invitarmi all'anteprima, quindi ho potuto vedere i due episodi in anteprima e quindi parliamone insieme. Man mano che vedrete la serie, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi parlerò dei primi due episodi, delle impressioni che ho avuto. Spero che il mio parere vi possa essere utile per capire se la serie è perfetta per voi oppure no. Ma non potevo parlarvene perché c'era l'embargo, quindi ecco. Quindi se vi è utile questo video, vi piace il mio lavoro, avete voglia di supportarmi, potete farlo con un like, un commento, iscrivendovi al mio canale, abbonandovi al mio canale. Il primo abbonamento è praticamente il costo di un caffè, quindi se vi va un caffè, di offrirmi un caffè al mese. Se non, potete aiutarmi in tanti modi diversi, come per esempio lasciando un commento qui sotto, salutando Ale, il nostro amico algoritmo, seguendomi su Instagram. Qui sotto trovate il mio shop e la maglietta che indosso è di Pampling, e potete ottenere un paio di calze gratis con il mio codice, il codice sbicio. Utilizzando il mio codice aiutate tantissimo il mio canale, quindi grazie mille davvero. Ma iniziamo subito a parlare della serie. Di che cosa parla Moon Knight? Se non avete visto il trailer, non avete idea di che cosa parli. Il protagonista è Oscar Isaac, quindi i panni di Steven. Lui è praticamente una persona che lavora dentro il British Museum, ovvero nell'area souvenir. È una persona un po' impacciata, un po' timida, un grande appassionato per tutto quello che riguarda l'antico Egitto, ma fatica molto a interagire con le altre persone, ad aprirsi. La vita di Steven oltretutto è molto complicata, non solamente per il suo carattere, ma anche perché quando va a dormire deve mettersi una cavigliera e deve rimanere legato al letto, altrimenti potrebbe succedere qualcosa, non si sa bene cosa. Ma la vita di Steven si complica quando praticamente iniziano a succedere delle cose strane. Si ritrova in posti di cui non ha memoria su come è arrivato, oppure ancora succedono delle cose che non sembrano veramente ricordargli nient'altro. Com'è possibile ritrovarsi in alcuni luoghi? Tutto cambierà quando entrerà in scena qualche altra cosa nella vita di Steven, o forse qualcuno. Di che cosa si tratta lo scoprirete guardando la serie, perché qui niente spoiler. Ma iniziamo subito a parlare della serie. Allora, io ho visto sinceramente, per quanto riguarda le serie Marvel, due, e solamente le prime due puntate. Una è ovvero Moon Knight e l'altra invece era Hawkeye, che l'ho vista sempre in anteprima perché Disney Plus è stata sempre così gentile da invitarmi. Vi parlo un po' delle serie. Moon Knight secondo me potrebbe prendere tutto un nuovo pubblico, perché secondo me finalmente ci sono un po' di cambiamenti per quanto riguarda le offerte dei prodotti di Disney Plus. Prima fra tutto cambia il luogo, ce ne andiamo finalmente dagli Stati Uniti, siamo lontani da New York, eccetera eccetera, e ce ne andiamo a Londra. Moon Knight è forse quello più lontano dall'universo degli Avenger a cui è stata dedicata una serie per il momento, se non sbaglio. Il suo personaggio dovrebbe essere intervenuto in un certo senso durante gli Eterni, io però ho visto il film, però non mi ricordo onestamente, quindi nel caso correggetemi. E l'immaginario con cui si presenta Moon Knight è sinceramente secondo me molto fresco. Ci allontaniamo finalmente dalle atmosfere del tempo degli Avenger, di quel tipo dei supereroi e anche quel tipo di ambiente metropolitano, un po' newyorkese, per andare in un altro tipo di metropoli, Londra. A dirvi la verità, secondo me l'ambientazione di Londra è un po' marginale, un po' troppo marginale, dovrebbe essere un pochino più piena. Avrei preferito vedere un po' di più Londra, la sua anima, le sue particolarità. Primo perché a me piace molto Londra, ci sono stata a vivere un pochino, davvero poco tempo, però mi è piaciuto tanto, rimane nel mio cuore e Londra secondo me è bellissima come città. E qui sinceramente l'ho vista poca, forse potrebbe essere per una questione di budget, tempistiche o filming, ovvero non hanno avuto la possibilità di girare effettivamente in loco lì a Londra per questioni di tante motivazioni, schedule degli attori oppure soldi eccetera eccetera. Qui si vede davvero poco Londra, si vede, viene principalmente riassunta nel museum e per quanto riguarda i bus a due piani. Io l'avrei voluta vedere un pochino di più, però sinceramente mi piace. Questa dovrebbe essere forse la prima serie Marvel che è ambientata non negli Stati Uniti ma in Europa. Si vedono altri stralci d'Europa e sinceramente sono un po' da presepe. Vediamo altre parti di Europa, almeno nelle prime due puntate, proprio un assaggio, e il tipo di rappresentazione è un po' da teatro da posa, un po' finta, un po' pittoresca diciamo, però stiamo sempre parlando di Stati Uniti, Stati Uniti che rappresentano altre parti del mondo e molto spesso le rappresentano un po' stereotipate. Vediamo come andrà avanti la serie, forse dovremo andare anche in altri posti, man mano che va avanti la serie vediamo come le rappresenteranno. Mi è piaciuto, ci sono riferimenti a altre cose dell'universo Disney, si fa riferimento palese a Nemo, a Avatar, è una cosa carina visto che insomma è carino quando tentano di creare un multiverso per quanto riguarda tutto un brand, non solamente gli Avenger ma proprio tutto il brand Disney. Ho visto le prime due puntate nella versione doppiata in italiano e vi posso dire che io personalmente ho trovato il doppiaggio veramente ma veramente brutto. Il doppiaggio del protagonista, soprattutto per quanto riguarda la prima puntata, poi forse nella seconda ci ho fatto l'orecchio, non lo so, però è stato veramente traumatico. Il doppiaggio in italiano
è davvero brutto, onestamente. Il protagonista è un introverso, goffo, eccetera, eccetera, e come viene doppiato sembra veramente quasi una persona al limite di problemi importanti, ecco, di interazione. Troppo eccessivo, sia per quanto riguarda la parte oscura, sia per quanto riguarda il doppiaggio di Ethan Hawke. Il doppiaggio di Oscar Isaac è talmente marcato che in dei momenti in cui già la recitazione è goffa o la situazione risulta quasi ridicolo, quasi farsesco, ma si vede palesemente che il tono della serie non è così. In un certo senso è molto bilanciato con altri toni della serie, che abbraccia un pochino l'horror, e poi ne parleremo meglio, però onestamente ho trovato quel tipo di doppiaggio veramente, ma veramente brutto, eccessivo, troppo finto, troppo sopra le righe per quello che stavamo vedendo. Sarei molto curiosa di vederlo in lingua originale, soprattutto per vedere se c'è uno shift per quanto riguarda l'accento, da accento statunitense a accento britannico. Però, boh, non è disponibile, lo vedrò quando esce su Disney Plus. A parte queste critiche, a me sinceramente la serie è piaciuta tantissimo. Mi è davvero piaciuta veramente molto. Sia per quanto riguarda finalmente qualcosa di un pochino più fresco, l'immaginare, roba del genere, uno supereroe, diciamo, un po' diverso rispetto a quelli che abbiamo visto 18 milioni di volte. Contesto un pochino diverso, ci allontaniamo un pochino dal mondo dipinto dagli Avenger, da anche contesti che sono molto simili, come per esempio la parte Marvel legata a Sony, quindi Spider-Man, Morbius, Venom. Secondo me è qualcosa di diverso anche rispetto a cose di sì. Forse potrebbe essere più simile a alcuni piccoli esempi di sì per quanto riguarda, forse giusto qualcosa di DC era leggermente lontano rispetto a quello che è, diciamo, il setting dei cinecomics Marvel. Quello che mi è piaciuto molto di questa serie è la composizione visiva. Il regista ha molto curato tutto per creare molto spesso delle composizioni, delle inquadrature che creassero proprio delle belle immagini. Effettivamente inquadrature curate, non semplicemente al servizio della storia, cosa che ho apprezzato molto e non è così scontata, fidatevi. La cosa interessante, infatti, è proprio questa: la serie abbraccia l'horror, l'iconografia horror. Quindi che cosa vuol dire? Non è che ci sono jumpscare, non è che fa effettivamente paura. È un po' macabra, perché il mondo dell'antico Egitto, le mummie, eccetera, eccetera, non è che se parla, insomma, di robetta fresca, se parla sempre dei morti, ecco. Però l'ho trovata molto interessante per come è riuscita a coniugare in maniera non horror degli stilemi tipici dell'horror. Noi vediamo dei momenti, soprattutto quando lui va nel magazzino, oppure nella scena dell'ascensore, cose che sono tipiche dei film horror, qui inserite in un contesto accettabile, diciamo, per un largo pubblico, anche di bambini, diciamo. E la cosa mi è piaciuta molto perché ho rivisto un po' delle vecchie produzioni Disney. Tra gli anni 80 e 90 Disney faceva anche, diciamo, film d'avventura o addirittura anche un po' horror per bambini, e sinceramente ho apprezzato molto che finalmente ci sia un po' che strizzi l'occhio e tenta di fare qualcosa di diverso. O almeno che negli ultimi anni non si era fatto per paura, insomma, che il pubblico si alienasse, i genitori si arrabbiassero, eccetera, eccetera. Secondo me questa è una cosa interessante, unire questa iconografia a un immaginario diverso e anche finalmente a qualcosa di diverso, attingere direttamente dall'antico Egitto. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, oltre all'estetica, è la colonna sonora. La colonna sonora, oh mio Dio! Dovrebbe esserci, mi sembra, all'inizio della prima puntata Bob Dylan, proprio l'apertura, però la cosa che mi ha letteralmente fatto sobbalzare dalla serie è quando nella seconda puntata, all'inizio, ho sentito Bella Lugosi's Dead di Bauhaus. Lì ho detto, oh mio Dio, ho apprezzato tantissimo. La colonna sonora è molto bella, dà una carica e secondo me dà anche una lettura. Ci sono delle scelte, secondo me, molto accurate, molto particolari, e soprattutto sul finale di alcune chiusure ci sono dei tipi di musica che sono molto ispirati all'Egitto, come per esempio nella fine della seconda puntata l'hip hop rap che va di moda nel Nord Africa, almeno per quanto è la mia conoscenza di quel genere di musica, che ovviamente quel poco che conosco mi è sembrato simile, ecco. La colonna sonora è veramente pazzesca, i titoli, i credits, così come la sigla, bellissima. La serie è anche prodotta da Oscar Isaac, ci sono persone che lavorano nella serie che non sono semplicemente di origine bianca, cosa che ho trovato interessante, e per carità non vuol dire, altrimenti qui prendono le mie parole così, questo non vuol dire che per forza è bella per questo motivo, assolutamente no, l'ho trovato interessante, vediamo come questa visione si svilupperà nella serie, se effettivamente c'è una visione differente rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. Dettaglio che ho trovato un po' secondo me è che teoricamente Ethan Hawke, per il suo personaggio, dovrebbe essere una sorta di vecchio. In realtà lui ha 51 anni, Oscar Isaac ne ha 38, e onestamente tra i due sembra giovincello Ethan Hawke, quindi sinceramente non ho visto tutta questa grande differenza e
boh, forse potevano accentuarla un po' di più con il trucco per Ethan Hawke, però altrimenti avrebbe perso, diciamo, questa faccia vendibile che è quello che conta Hollywood. Quindi mi è piaciuto molto come hanno utilizzato la cultura di riferimento, quindi tutta la cultura egizia. Sono molto curiosa sinceramente di vedere come andrà avanti la serie. A me il plot, le tematiche interessano molto, l'Egitto, l'antico Egitto è la mia parte preferita per quanto riguarda la storia, quando ero piccola, insieme al periodo del terrore di Robespierre, erano i miei momenti storici preferiti. Quindi sono sempre stata super affascinata dall'antico Egitto, British Museum, tutta sta roba, ci andavo in fissa da piccola. Quindi a me ha subito preso perché parla di un argomento che mi interessa molto, però sono molto curiosa di vedere come lo svilupperanno, come integreranno questa cultura senza ridurla un po' all'americana, ovvero quella roba statunitense che non sempre funziona, ma vabbè. Aspettiamo gli sviluppi e non vedo l'ora di sapere la vostra opinione. Vi andrebbe anche di fare delle reaction magari puntata per puntata, vi interessa o non vi interessa? Fatemelo sapere con un commento qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per tutti i like, per tutti i commenti, mi aiutano un sacco, grazie mille ancora e ciao!